e Gianfranco Ramona. Sono produttori importantissimi, tanto famosi in Italia, ma che hanno veramente cambiato un po' la storia della musica in Francia. Perché? Perché, Couperin forse è l'autore più nobile, che riesce a unire un po', comunque un po' la nobiltà dello spirito francese con degli elementi un po' naivi, anche un po' di nobili. Ma poi invece è l'armonia. Voi sapete che l'armonia è, come dire, viene codificata in quegli anni lì, Ramon è il primo che scrive un trattato sull'armonia, che sarebbe la scienza degli accordi. E quindi Ramon è l'armonia, e nell'essere l'armonia è anche un operista molto importante, anche se inizia a scrivere l'opera a partire da 50 anni, però è un operista molto, molto famoso e molto importante, riesce quindi a fare queste cose. Quello che volevo farvi notare oggi, in questa lezione, era il fatto che quello che il nostro argomento stasera, cioè il passaggio dal clavicembalo al pianoforte, si può vedere in due aspetti differenti. Il primo aspetto è quello della musica programma. Noi adesso abbiamo ascoltato una suite, e la suite sono danze un po' complesse, ma comunque danze, rimangono in quell'ambito lì. Col passare del tempo la musica inizia a essere programma, cioè inizia ad avere un titolo, più delle volte poetico, che lo caratterizza per qualcosa. Quindi i titoli diventano, come dire, il ricordo di qualcosa, o il ricordo di una persona, il ricordo di una casata, qualsiasi cosa, ma hanno una loro caratterizzazione anche dal punto di vista del titolo. E quindi raccontano qualcosa su questo. E questo forse è un aspetto importante, che soprattutto la musica francese poi passa alla musica per pianoforte successiva. Anche se sappiamo che la musica per pianoforte all'inizio è molto legata solo alla forma della sonata, però quella pianoforte successiva un po' così lo è. Quindi per citarvi un po' di titoli che ascolterete stasera, dopo, abbiamo una demanda che però si chiama la Forqueray. Forqueray era un importantissimo, famosissimo violista da gamba. Quindi la gamba è uno strumento come il violoncello, però con più corde, che viene utilizzato in Francia. E quindi è importantissimo. Poi abbiamo il piccolo Mulinamento, e voi capirete perché, sarà il secondo brano. Poi ascolterete Lady Gimbri, si chiama così, quindi anche qua cercate di farvi un po', come dire, prendere l'orecchio, avete cinque composti, però dal timbro e del timbro. Cosa vuol dire timbro, come Couperin riesce a farlo. E poi infine di Couperin ascolteremo una corrente normale, quindi una cosa che è molto. Invece di Rameau abbiamo invece tutti i titoli molto fantasiosi. Abbiamo l'Esistero, che sarebbe una maschera, diciamo, una maschera del teatro francese, che se voi andate per il mondo da vedere un po' di quadri, da tutti questi quadri c'è anche un quadro di Marco che si chiama Indifferato. È un po' da delle cose che sono un giovane che danza sostanzialmente. Cercherete di capire perché ha usato questo tutto. Poi avremo un bellissimo pezzo che si chiama Le Violette, che non si capisce perché è tutto così, che vuol dire Violette. Vuol dire probabilmente perché è molto legato all'identità arsina, però non si capisce bene perché. È molto bella, e questo ricordo tutti un po'. E poi abbiamo, vi offriamo la Casa di Ostre, Le Sauvage, invece è una danza importantissima che è tratta da una delle sue opere più importanti, che è l'Inzala. E Le Sauvage è una danza abbastanza rustica, abbastanza di sauvage, quindi sarà più selvaggio. Poi abbiamo l'Enharmonique, quindi abbiamo messo questo titolo perché è un'idea dell'armonia, un'idea molto legata all'armonia. Ci vorrebbero due ore per tenere così in armonia, non lo faccio, quindi vi lascio la curiosità della casa per cercare su Wikipedia in armonia. E poi abbiamo l'Egyptienne, che sarebbe l'Egyptienne, che è una specie di danza, come dire, un po' zingaresca, comunque molto più. E quindi abbiamo detto musica programma da un lato, dall'altro abbiamo delle indicazioni invece delle innovazioni, in un certo senso, delle innovazioni tecniche. Ramon Couperin, soprattutto Ramon, infatti si ipotizza un incontro nel mese di 25, che è stato a Parigi quest'anno, e c'è un tizio che è venuto a fare una conferenza su questo, molto interessante. Un incontro tra lui e l'estate Domenico Scarlatti, che è un importantissimo, forse più conosciuto al pubblico perché è un personaggio anche molto più forte. Domenico Scarlatti, che è forse uno dei primi direttori italiani che lavorava per loro in Spagna. E quindi si ipotizza un incontro in cui avere il titolo di tutti i bambini e gli altri si incrociano, dico che passa dove. L'idea del pollice, l'utilizzo del pollice non era così utilizzata all'epoca, nel senso che molto spesso non si usava il pollice personale, però con la tecnica, man mano che arriva la tecnica, il pollice serve perché sennò non c'è più. E quindi c'è questo aspetto. E poi abbiamo invece anche l'innovazione, l'interazione di timbri.
nei piccoli lineamenti lo vedrete, oppure mani che si bloccano o sulla cupa o sul grave. Quindi interessante anche queste innovazioni, perché sono quelle innovazioni che passano sul pianoforte. Boh, direi che ho detto tutto. Buon ascolto. Mi fermerò bene di aperto tutto breve. Thank you.
Grazie.